Buonasera a tutti, anche se in ritardo. Volevo prima di tutto fare un passettino indietro. Siamo arrivati, mi sembra, già stasera a una certa definizione, perché se c'è già un tratto che è in via di avanzata progettazione sulla via italica dalla stazione ferroviaria al mare, no? Come mi sembra di aver capito. Giuseppe, voglio essere preciso, non voglio riprendere Preciso, la vai, parola. Allora, preciso. la parte progettata riguarda via Gasperini, Sì, neanche via via delle Fianco. Serre, via delle Serre e il collegamento sostanzialmente fra via delle Serre e la via Italica attraverso la via Tintoretto. Lì, diciamo, la progettazione è già avanzata. Sul resto, no, non c'è progettazione, Non ok? c'è progettazione. No, c'è l'idea che Sì, questo asse vabbè, debba capito. scorrere sulla via italica, ma non c'è una progettazione. Perché dicevo questo? Perché se era possibile, io credo che ormai non sia possibile, siccome ve vedo e sento anche alcune persone che me lo facevano presente in questi giorni, che il tracciato sulla via italica in alcuni punti, come ci ho detto anche te, è parecchio complesso per le attività commerciali esistenti, per l'urbanizzazione, per cui si va poi dopo a realizzare o in sedi diverse che si allontanano dal tracciato della via italica, oppure si va a realizzare delle strisce per terra e facendo né carne né pesce, né una pista ciclabile né una strada. Però mi pare di aver capito che l'orientamento sia quello di insistere ormai a questo punto sulla via italica, e in qualche modo è l'asse preferenzialmente scelto dall'amministrazione, no? Perché dico questo? Perché forse facendo una pista ciclabile vera si poteva pensare veramente al fiume di Camaiore, ma non tanto dalla parte scendendo verso mare sulla sinistra, quanto sulla destra, sotto la fila degli alberi, dove c'è una resede abbandonata, piena di ceppi, larga 7-8 metri fino alle cateratte, dove poi poteva la pista prendere il sottopassaggio esistente dopo dietro la carrozzeria dei fratelli d'Alessandro, per intenderci, e sfociava direttamente alla via Fratelli Rosselli. Ma mi pare che ormai a questo punto sia tardi anche a prendere in considerazione, anche perché poi c'è anche da vedere, e lo capisco, di salvaguardare i centri commerciali, come giustamente c'è questo qui che si rischia di portare via un certo flusso che si potrà nel futuro maggiormente aumentare, potrà soltanto aumentare se ci sarà anche un turismo ciclabile. E questo mi dispiace comunque, se tanto ormai mi pare di aver capito che è questa la strada. Concentriamoci nel fare un'opera che comunque sia non troppo, come dico io, né carne né pesce, ma che si permetta con tranquillità di usufruire di una pista ciclabile senza dove stare continuamente attenti a quello che esce dal passo, a quell'altro che mi parcheggia sopra di me se non sto attento, perché se no non le possiamo più, non le dobbiamo considerare piste ciclabili. Ecco, io questo lo volevo dire perché ci vedo molto difficile nella nostra zona, ma non soltanto il centro commerciale diciamo delle Befane, ma anche la zona lì sotto, prima dell'Aurelia, diciamo dal mercato per arrivare all'Aurelia. Ma dove la facciamo passare la pista ciclabile? Ci sarà da andare da un'altra parte, perché altrimenti lì sì, non lo so. Ecco, se poi nella progettazione verranno fuori delle idee migliori, ben vengano. Ecco, perché io ora sono veramente molto perplesso. Pensavo a una pista ciclabile, come ripeto, su sede propria, e proprio da poter garantire anche all'estero che c'è una pista ciclabile che ci permette in tranquillità di percorrerla senza nessuno. Poi creare magari qualche pennello, qualche stradina che colleghi ai centri commerciali o a varie realtà che possono essere attrattive per un turista che viene in Versilia e che vuole visitare l'entroterra. Ecco, io al momento mi fermo qui e darei la parola a chi è che intende prenderla. Giuseppe, vi do un altro elemento di informazione Sì, telegrafico. La grazie. regione finanzia
questi La scusa, collegamenti, la regione. la regione Sì. finanzia dentro la ciclovia questi collegamenti con l'entroterra, purché ci sia quello che loro chiamano il collegamento intermodale, cioè loro vogliono il collegamento con la stazione, perché chiaramente la logica è quella di dire: io arrivo col treno, mi fermo alla stazione di Capezzano, prendo la bicicletta e vado al mare, no? O vado, vabbè, nella nostra ottica verso l'entroterra. E quindi ci chiedono, no, di lavorare su degli assi che abbiano queste caratteristiche. Il problema, diciamo, della soluzione che proponi te, che è più funzionale dal punto di vista della realizzabilità di una pista ciclabile in sede propria, non c'è dubbio, perché c'è meno urbanizzazione. Il problema della soluzione che dici te è che viene vissuta come uno spostamento eccessivo, capito, rispetto a questa Sì, ho direttrice. capito perfettamente. È questo il problema, insomma. Ho capito. Va bene. Chi è che vuole la parola? Nessuno. No. Magari, ecco, qualcuno che rompe il ghiaccio, nel senso che non siamo qui per esaminare nessuno, ma insomma per fargli qualche idea e qualche indicazione, anche rispetto alle fantasie, ripeto, perché poi quelle che magari uno sente solo come delle fantasie, per noi sono delle indicazioni progettuali per sviluppare al meglio i ragionamenti che si fanno e che abbiamo spiegato un po' io e Simone. Io, dato che non parla nessuno, volevo insistere su questa cosa. Abbiamo presente i marciapiedi che sono stati fatti sulla via Sarzanese a Capezzano, no? Ne abbiamo presente tutti. Abbiamo fatto quel famoso carne nel pesce in alcuni punti, per cui uno crede di essere sul marciapiedi, poi si trova invece in mezzo alla strada perché purtroppo abbiamo dovuto lasciare stare certe priorità, per cui quella signora con la carrozzina si trova a dover fare ancora la gincana in alcuni punti, andare verso la strada, verso la carreggiata proprio, perché non ha una sede sicura come il marciapiede. Ecco quello che mi mancava di fare come esempio. Basta, chiuso, finito. Scusate, se posso, visto che c'è da rompere il ghiaccio, sono il fratello di Giuseppe, sono ritornato da poco nel comune di Camaiore. Però ecco, io ci vado in bicicletta, ci vado davvero. E anzi, volevo complimentarmi con l'amministrazione per il sottovia del Ponte di Sasso, perché io spesso venivo da Viareggio e andavo verso la Francigena, per intenderci, no? Quindi la strada lungo fiume, per chi va in bicicletta, e come me vado in bicicletta e me la carico anche sul treno. Quindi, Simone, sono d'accordo con te. Però il ciclista cerca il cicloturista, e specialmente se è uno con la mountain bike, che sono sempre di più, cercano percorsi belli da vedere. Io, se ci avessi un parlo per me, se ci avessi da percorrere la via italica rispetto a un lungo fiume, ma sicuramente vado sul lungo fiume. Poi, se mi manca qualcosa, cerco anche il centro commerciale. Mi manca la focaccia, vengo da Lenzone o da Favarato a comprarla, no? Se ho le indicazioni. E chi viaggia in bicicletta, quelle indicazioni lì ce l'ha tutte, ve l'assicuro. Quindi, una bella opera è veramente quella del Ponte di Sasso, anzi, l'invito ad aprirla, perché lì non si sa bene se ci si può passare al momento o no, c'è una transenna, forse non è collaudata, non lo so, ma comunque è una bella opera. Quindi, ora non è per andare in soccorso al mio fratello, no? Però il discorso del lungo fiume è veramente bello, anche lì al Carosello dove diceva Leo. Questi sono percorsi che poi uno si riporta a casa, va alla stazione, se lo porto sul treno. Io ho fatto tutta la Francigena dalle Apuane fino a Siena, a forza di giornate fatte treno, bicicletta, treno, bicicletta, treno, bicicletta.
Però quando sei lì c'è la tua mappa, se non hai delle indicazioni chiare e non vedi delle strade sicure per il ciclista e dove ci sono, io mi vorrei fermare alla Badia, no? Se vengo a Camaiore attraverso un percorso, però vorrei andare a vedere le cose belle. Allora, sento che c'è una progettazione avviata, io spero che si tenga conto di queste cose qui, cioè delle necessità del cicloturista, piuttosto che capisco che sono importanti per un'amministrazione comunale di un centro commerciale, voglio dire, no? Centro commerciale, se io la strada lì che vada, come diceva mio fratello, dal mercato alla rotonda prima di arrivare al Lido è un macello anche con la macchina in certi momenti, no? E io mi ricordo mio padre ci viaggiava con la carrozzina lì era una pena per tutti noi, no? C'è da rimanerci agganciati. Quindi io quello che suggerisco di cercare la roba bella, cioè i bei percorsi, cioè la Francigena lì dietro che parte da Incava e arriva al Magno, ma è un punto di Camaiore che è una roba che chiunque ci porto, dei miei amici di fuori di Viareggio, rimangono e se lo portano a casa quel percorso lì. Altra cosa sarebbe fargli fare la Via Italica, se permettete. Scusate, basta così. Pardini mi ha chiesto la parola. Alvaro, non ti sentiamo, devi accendere il microfono. Avete ragione, aveva acceso la telecamera e non il microfono. Dicevo io, anziché entrare dico, nel percorso che è stato spiegato, vorrei cercare di suggerire all'amministrazione comunale e comunque ai tecnici che andranno a fare queste valutazioni e comunque ad approfondire nuovamente il problema di questo percorso, perché l'importanza è indiscussa. Dico, per quanto riguarda il futuro, dico senz'altro il turismo lento avrà senz'altro una possibilità di sviluppo. E naturalmente bisogna creare, dico, tutte quelle infrastrutture affinché questo si possa verificare. Ecco, ora io il suggerimento che mi sento di dare, al di là dove passerà, che dovrà essere secondo me approfondito anche in altri incontri, non basta quello di stasera, dico perché sarebbe troppo limitativo. Cioè, questo l'amministrazione deve cercare che con questa realizzazione deve cercare di dare uno sviluppo omogeneo all'entroterra con valorizzazioni importanti, in particolar modo dal punto di vista turistico. Perché la nostra economia principalmente si basa sul turismo. Poi naturalmente hanno importanza tutti gli altri settori, però naturalmente il turismo è centrale e aggregante su tutto il territorio. E allora, per esempio, il percorso, dico, quando si entra all'interno del territorio, io credo sì, dico, bisogna percorrere la Via Italica, però magari provare anche, perché è più comoda, più funzionale, cioè, tante cose dico che sono positive, però dico cerchiamo anche di ripensare un attimo a quello che è la parte storica di Capezzano in sé per sé, perché la parte storica sappiamo che è quella centrale, che purtroppo è su un'arteria di difficile percorribilità, quella della Sarganese, dico, però cerchiamo anche, ecco, di dare un'attenzione, e questo naturalmente va riversato ai tecnici che devono studiare queste opportunità in modo tale da poterci avere per il futuro un ritorno economico per le nostre comunità, perché questo credo che l'amministrazione ha questo compito di poter sempre migliorare le necessità e i risultati sul territorio. È un'opportunità importante perché il turismo lento, dico, lo vediamo con la Francigena,
naturalmente anche se è diverso, ma comunque dico, ha la Francigena stessa, dico, ha diverse percorsi, dico, c'è quello automobilistico, c'è quello naturalmente, dico, con la bicicletta, c'è quello a piedi, dico, e vediamo, dico, qual è l'importanza e quale può essere e quale iniziative si possono naturalmente anche andare a ricercare sul territorio, da quelle che sono le attività. E qui permettetemi di fare un piccolo passaggio, in particolar modo, dico, andare a qualificare il cibo del nostro territorio, cibo che naturalmente può essere valorizzato in riva al mare, un po' più nell'interno, ma sappiamo benissimo che la produzione del cibo per quanto riguarda la Versilia principalmente proviene da Camaiore e in particolar modo da Capezzano. Ecco, e questo, dico, secondo me ci deve essere una attenzione, perché in questo settore personalmente ci vedo una possibilità di sviluppo e anche di ritorno di occupazione importante dopo le problematiche che purtroppo abbiamo attraversato e che dovremo subire, dico, anche tra non molto tempo, dico, sono piuttosto, scusate, ma sono piuttosto pessimista, dico, oggi abbiamo i decessi fisici, ma tra non molto avremo i decessi economici e quelli saranno veramente problemi che si risolveranno solo e solamente con il sociale. Bisogna pensare che il sociale, sì, dobbiamo starci attenti, ma cerchiamo di sviluppare le nostre economie con quelle iniziative che si presentano e dove riceviamo anche un'attenzione e un sostegno economico da parte di enti superiori, come in questo caso la Regione, che ci va a finanziare una realizzazione di un servizio che può portare veramente benefici. Grazie. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Posso dire due cose? Sì, oh, Marcello, prego. Sì. Allora, tanto chiedo scusa perché mi sono collegato un po' tardi, ho avuto un problema di lavoro previsto e quindi chiedo scusa, mi sono perso un po' l'esposizione di Simone, però immagino, insomma, l'avevo sentita ieri l'altro, quindi immagino abbia ricalcato le cose dette. Non so se ha precisato, diciamo, soprattutto sul collegamento Camaiore, Lido di Camaiore, che mentre l'ufficio urbanistica chiaramente sta progettando il futuro delle piste ciclabili, c'è un pezzo di questo collegamento che già si sta realizzando. E siccome si parla anche di cose belle, credo che sarà una delle cose anche belle, un bel tratto di pista ciclabile in sede propria che si sta realizzando. Come avevo avuto modo di raccontare nell'altro incontro, chiaramente questo collegamento ha dei grossi problemi nell'attraversamento dell'ultimo tratto per raggiungere il mare, cioè dal mercato ortofrutticolo fino alla spiaggia, fino alla passeggiata. Pertanto quel tratto dovrà essere realizzato in una parte diversa rispetto alla via italica, che è stata pensata dall'amministrazione comunale del tratto praticamente di via Gasparini. Via Gasparini è l'unica strada che consente dimensioni tali per non rinunciare a niente, un marciapiede in linea adeguato alle disabilità, una percorrenza adeguata, a una pista ciclabile, a un senso unico di marcia e anche a un parcheggio su un lato della strada. Quindi è una strada molto ampia e soprattutto ha la caratteristica di sparare dritta senza interruzioni dalla via Aurelia fino al mare. Bene, questo praticamente è un primo pezzo di quella pista, la pista ciclabile che dovrà raggiungere Camaiore, e che praticamente noi, il Comune di Camaiore sarebbe già pronto per partire con i lavori.
ma su indicazione delle attività economiche, che chiaramente ormai si sta avvicinando l'estate, quindi avevano difficoltà con dei cantieri nel centro del Lido, quindi di comune accordo abbiamo deciso di far iniziare dopo il 15 di settembre. Quindi questo è un tratto che partirà già subito dopo il 15 di settembre e andrà a collegare il mare, quindi la nostra passeggiata, con la Via Aurelia. È mia intenzione proseguire però in questo progetto e attraversare l'Aurelia in sicurezza, non certo in questa, con opere pubbliche molto grosse, perché in questo momento francamente mancherebbero anche delle risorse, però ci sono insomma, almeno in questa fase, meccanismi di sicurezza, insomma, che garantiscono una certa sicurezza nell'attraversamento di questa strada. Dopodiché abbiamo in linea via delle Serre, via Tintoretto, via Civitale, che in sostanza ci porterebbe in prossimità del mercato. Questa sarà un'opera alberata in sede propria, rialzata dal piano della carreggiata stradale, e che darà anche un aspetto, diciamo, un panorama quasi dalla Via Aurelia sul mare, che credo che anche chi la percorre in bicicletta la potrà percorrere con molta soddisfazione, anche perché poi c'è da riconoscere che ormai le persone che vanno al mare in bicicletta e andarci al lavoro sono sempre più numerose. Quindi io credo che questo sarà un'opera importantissima, non solo in questo una prima soluzione per il raggiungimento di Acamaiore al mare, che chiaramente è un primo tratto per questo congiungimento, ma sarà anche una risposta alle tante persone che fanno della bicicletta, dell'uso delle biciclette, diciamo, una consuetudine. Dopodiché, chiaramente, arrivati al mercato, dovremo proseguire con questo ragionamento che penso abbiate fatto fino ad ora e che appunto mi dispiace non averlo potuto seguire completamente, insomma, per proseguire verso l'entroterra. La seconda cosa che volevo dire è quella del ponte di Sasso, di cui abbiamo parlato prima. Il problema è che noi abbiamo avuto una consegna parziale, Fabrizio, come le cose stanno proprio come dicevi te, abbiamo avuto una consegna parziale di quell'opera, perché purtroppo non sono ancora stati definiti completamente i rapporti tra la ditta esecutrice e ANAS. Io ho sollecitato una settimana fa, l'aveva segnalato l'assessore Leo Simone, e io ho chiamato ANAS, anzi così colgo l'occasione per dirle anche a lui, perché poi non mi ha mai riferito questa cosa. Ho sollecitato questa cosa a ANAS e alla ditta esecutrice dei lavori, che mi hanno detto che dovrebbe essere una questione di giorni, ecco, la consegna definitiva dell'opera. Quindi io auspico nel mese di maggio, insomma, di poter avere la consegna anche del sottopastaggio e quindi di poterlo aprire. Il lavoro è completato, quindi è solo una questione burocratica, direi, dico, di atti, di formalità. Però al momento non è ancora nel possesso del Comune di Camaiore, quindi non essendo nel nostro possesso non c'è la possibilità di farla utilizzare, di fare la cartellonistica, la segnaletica, la verticale, orizzontale, quindi è inutilizzabile. Ritornando un passo indietro e poi chiudo, sulla questione del primo tratto della ciclabile che stiamo per realizzare, che partirà il cantiere a settembre, c'è da dire che quella sarà anche, ora per chi ha presente la zona, non solo un'arteria importante per il congiungimento con l'entroterra, ma qui ci riporterà tramite via delle Barbate anche sulla fossa dell'Abate, e quindi ci potrà consentire, con interventi mirati, un collegamento anche con l'area delle Bocchette e con l'area lungo fiume, praticamente, che potrebbe portare appunto al Ponte di Sasso. Quindi diciamo che questo tratto di via Gasperini e via delle Serre sarà strategico per il collegamento di Lido di Camaiore, con tutte, sia con l'entroterra, con la parte un pochino più verso Viareggio, quindi un collegamento con Viareggio sempre non lato mare, e poi anche con l'ospedale, perché da lì chiaramente poi possiamo attraversare via Civitali, via della Ronda, con facilità arrivare anche all'ospedale. Bene, volevo fare queste precisazioni.
Grazie. Per qualcun altro? Allora, se permettete, proseguo, con quello che mi viene in mente, lo domando, così evito poi di andare sempre fuori tema. Se capisco bene, prendiamo la Vitalica dalla rotonda della carrozzeria stadio, giusto? Poi veniamo giù a destra o a sinistra, c'è da stabilirlo. Arriviamo, Simone. C'è da stabilirlo, è È tutto da da stabilire. progettare. Diciamo che poi qui c'è anche l'architetto Ciraccioli, in quel tratto lì le larghezze È sembrano consentite. abbastanza facile, diciamo. Poi Sembrano si arriva alla consentite. rotonda con la Sarzanese e si prosegue. E lì comincia già qualche problemetto, insomma, perché ci sono Non le subito, attività, forse, non non subito, subito, no? ma insomma, presto. Cioè, da via Santa Maddalena c'è le case un po' vicine alla Sarzanese, insomma, c'è da scegliere anche di destra e sinistra con tutte le cose. Poi arriviamo sotto, un po' prima del centro commerciale. E lì sono dolori, no? Ma non si può nemmeno pensare di andare sul fosso Trebbiano, c'è da stare lì per forza. E si prosegue fino alla ferrovia, che poi si userebbe, se ho capito bene, il sottopasso della stazione, si risale su e anche lì sono dolori perché c'è parecchio stretto e si va giù. Ecco, dopo l'autostrada, dopo il viadotto della strada stradale, si può cominciare a pensare di salire sul poggio del fosso Trebbiano, se non mi sbaglio, eh? E si va giù fino a almeno dopo c'è il distributore, ci sono i distributori, non si può arrivare nemmeno a via della macchia, già prima c'è da rivedere dove andare. E poi lì, non ho capito bene, quando siamo riusciti a superare lo scoglio del distributore di carburante, di tutto, arriviamo al mercato, non ho capito bene. Scusa Simone, ma se avete qualche idea già di come si fa ad arrivare sull'Aurelia, se si va fuori dalla Via Italica andando verso, diciamo, la 167, si diceva una volta, La nostra idea oppure è che arrivati all'altezza di via del Tintoretto, si prende via del Ah, il Tintoretto Tintoretto. che consente, messa a senso unico, una pista ciclabile in sede propria, si arriva in via delle Serre, di lì Sì, sempre con una allora pista scusa, ho ciclabile a capito, senso no? Mi unico, era poi si sfuggito prosegue. dove era via Tintoretto. Sì, ho capito ora. Ho capito. Beh, Il insomma, resto, qualche Giuseppe, problema c'è, eh? Giuseppe va studiato, per esempio, ora è qui l'architetto Massimo Ceracioli che ha fatto un primo studio per l'Unione dei Comuni. Lui, per esempio, è insieme a Francesco Vettori, loro, per esempio, insomma, l'idea di sfruttare il più possibile il Trebbiano ce l'hanno. Ora, io mi sono limitato a dire che c'è quella parte sul carosello, diciamo, che sembra no, Sì, utilizzabile no, con una quella certa è facilità. bellissima, hai ragione. Quel Però pezzo non lì. è detto, io per esempio cioè, non mi sento di escludere in partenza che ci possano anche essere altri tratti utilizzabili anche del Trebbiano. Cioè, qui davvero va fatto un progetto, che manca. Il senso di questi incontri è anche cercare un po' di, come posso dire, non tanto avere indicazioni progettuali perché è molto difficile, no? Per chiunque, però quantomeno di raccogliere delle sensibilità, no? Per esempio, voi ci state dicendo, con sfumature diverse, ma ci state dicendo cercate di evitare il più possibile forme promiscue, no, di mobilità che hanno, diciamo, lo svantaggio a volte di non essere né carne né pesce, e poi hanno anche un problema paesaggistico, chiamiamolo così, cioè magari sotto il profilo turistico non sono neanche così, diciamo, attraenti, no? E Quindi, anche di pericolosità in certi punti. per esempio, questo tipo di cosa che dice ci spinge, no, a dover approfondire il più possibile il tema dei percorsi, magari che ora i tecnici chiamerebbero che stanno intorno al banner della Via Italica, cioè che non si allontanano troppo dalla Via Italica, ma che magari hanno una qualità maggiore rispetto a un percorso sulla Via Italica, no? Cioè, Sì. sono tutte cose che vanno, insomma, approfondite a livello progettuale. Il senso degli incontri è cercare di avere
come dire, degli stimoli per capire, diciamo, che sensibilità ci sono, ecco, su questo tema. Ho capito. Sì, ma allora, praticamente, come abbiamo detto, quello che rimarrà un pochino per conto suo come pista ciclabile potrà essere solo quel tratto lì sotto il viadotto autostradale andando giù qualche centinaio di metri. Il resto rimane in comunione con la strada, con i marciapiedi dove ci sono e dove non ci sono, ci vorrebbero, della via Italica, rimarrà sempre lì, a meno che proprio non si vada via, ma se si va via non si va da nessuna parte, perché il Trebbiano non ci si arriva negli altri posti dalla strada, perché ci sono tutte le costruzioni già sulla strada che impediscono anche di fare una piccola, perché sarebbe dalla via Italica al Trebbiano, in certi posti ci sono sempre nella zona del centro commerciale delle Befane, per intendersi, no? Ma anche un po' più sopra dove c'è il ristorante come Campagnolo, il Trebbiano ce l'ha proprio dietro, gli passa di lì dietro, ma come fai? Non ci sono poggi, è a raso quel punto lì, io non credo che ci si possa fare. E poi dopo si va a infilare nei campi e viene addirittura tombato a via Masini. Sotto via Masini ci sono proprio le case attaccate dove era il bar Biagi di passa dietro, ma io non vedo, non mi riesce, magari i tecnici andranno a fare, spero, dei sopralluoghi per verificare se si può prendere facendo qualche bella curva, qualche bella deviazione con la bicicletta, dico, e riprenderne qualche pezzo, ma la vedo molto difficile. Io mi auguro che ci riescano, perché anche nel mio interesse, di come dicevo prima, di cercare di fare una pista che possa essere, insomma, una pista ciclabile, non quella famosa, come dicevi, che ora ha dato per me al consenso, non ho capito se era la regione o lo Stato, di fare con una pennellata intera le piste. Ora è l'ora di finire, non ne facciamo un'altra, intanto non abbiamo la testa dei residenti di Amsterdam, che vedono la bicicletta, hanno più paura della bicicletta quando sono a piedi che della macchina, no? Perché le biciclette vanno avanti loro e ormai c'è questa mentalità, ma noi no, noi ci siamo stati attenti alle macchine quando si va in bicicletta e quando si va a piedi, che cerchiamo, io mi auguro, vi faccio gli auguri di un buon lavoro ai tecnici che studino profondamente queste varianti che escono dal parallelismo con la via Italica. Salve, posso? Il Massimo darci. Scusate, no. c'era anche, non ve lo dico, c'era anche Nadia Pardini che voleva fare una domanda. Ah, allora, tra il Campagnolo e il centro commerciale. Allora aspetto l'intervento. Vai. Sì, al posto di Nadia c'è suo papà, sarà la stessa cosa. Proprio il problema. Scusate, già... mi scuso, ma non vedo nel video e ho visto soltanto la scritta. C'ho un problema con la webcam, mi dicono, perché le mie capacità digitali sono abbastanza limitate, quindi dovete aver pazienza. Posso parlare lo stesso? Il discorso che diceva prima Maggiorelli, Giuseppe, proprio, era il fatto legato alla criticità lì della zona, praticamente dal ristorante Campagnolo fino a dopo il centro commerciale naturale. Purtroppo lì ho un problema, diciamo, ci sono parecchie situazioni e io penso che lì bisognerebbe che una cosa con Marcello Pierucci, fra l'altro una volta era stata anche già accennata, trovare una soluzione di parcheggio creando un'area possibilmente a parcheggio. Ci sono dei campi lì che sono verde, c'era un discorso fatto di un recupero di volumetria e un intervento edilizio che poi non è stato realizzato, e lì forse sarebbe il caso di intervenire in modo anche poi di avere un pochino più le mani libere eventualmente per una scelta legata alla pista ciclabile. In parole povere, se si riesce a far parcheggiare le macchine in un parcheggio nella zona commerciale, credo che sia fondamentale per quello e anche per il ristorante, insomma, un punto centrale fra queste due realtà, un posto dove poter parcheggiare le macchine, quindi anche i residenti possono facilmente accederci, o anche gli utilizzatori stessi del centro commerciale possono utilizzarlo, si crea una possibilità in più di, diciamo così, meno vincoli rispetto a quello che è il percorso poi per un'eventuale pista ciclabile. Solo questo.
Massimo, prima che tu intervenga te, va data su questa un'informazione aggiuntiva, che tra l'altro all'altra assemblea l'abbiamo data, ma qui no, invece è importante. La cosa che diceva ora, Pardini non solo è corretta, cioè è corretta, nel senso siamo d'accordo, ma addirittura noi l'abbiamo prevista nel piano operativo, cioè noi nel piano operativo abbiamo disseminato, proprio disseminato, la Via Italica di nuovi parcheggi nelle aree con quelle caratteristiche lì. Proprio nell'ottica di dire possiamo arrivare nel medio-lungo periodo a fare una progettazione della pista ciclabile che tenga dentro anche i parcheggi, cioè invece di limitarsi a progettare la pista ciclabile, uno progetta pista ciclabile e parcheggi usando quelle aree, proprio per eventualmente fare delle scelte progettuali che a fronte dell'eliminazione di parcheggi, no, si portino dietro contestualmente la realizzazione di nuovi parcheggi compensativi o addirittura superiori al numero di posti auto che togliamo. Tant'è che si potrebbe anche immaginare, lo dico a Giuseppe, un livello, diciamo, di breve periodo ed un livello di medio-lungo periodo, cioè nulla vieta che alcune soluzioni promiscue, che hanno chiaramente i difetti che dici te, Giuseppe, nel senso che ci vuole una cultura diversa del rapporto con la strada, cioè nulla vieta che alcune soluzioni promiscue possano avere una funzione di breve periodo, perché poi non costano neanche tantissimo, c'è anche questo aspetto, in vista poi magari di soluzioni progettuali che costano di più, che si portano dietro anche questa idea dei parcheggi che nel piano operativo che approveremo è prevista, che poi possano invece darci una qualità diversa della percorribilità ciclabile. Quindi anche questa è un'opzione, cioè immaginare, no, che laddove non riusciamo a fare la pista ciclabile subito, ci possano essere delle soluzioni di breve periodo che però non diventano definitive e che hanno un costo tale per cui ha anche un senso farle per un breve periodo. Ecco, ve lo volevo soltanto dare come informazione perché la cosa che diceva appunto Pardini, noi l'abbiamo messa nel piano operativo, ma se voi lo andate a vedere, ci sono tantissimi nuovi parcheggi pianificati nel piano operativo lungo la Via Italica, proprio a questo scopo, cioè ricreare magari delle condizioni, no, migliori per far passare la pista ciclabile anche nelle zone in cui la carreggiata è più stretta, però onestamente è più una cosa di medio-lungo periodo, perché allora devi accompagnare alla progettazione della pista ciclabile anche la realizzazione dei parcheggi, e fra l'altro, insomma, lo devi fare anche dialogando, no, con col sistema, insomma, dei centri commerciali che c'è per vedere che le cose funzionino. Ecco. Scusi, c'era Giorgio, un attimo, devo capire meglio una cosa, ormai abbia pazienza. Simone, ma questi parcheggi sarebbero parcheggi di breve periodo? Non ho capito bene, perché quelli di a lungo termine, diciamo, l'ho capito, che poi, e anche di quello ci sarebbe da parlare, perché poi se anche lì devono intervenire i privati con dei piani nei quali realizzano, edificano e poi ci concedono al comune, finché non gli parte il piano e costruiscono le case non ti fanno il parcheggio. Cioè, me lo spieghi un attimino meglio, che cosa si farebbe in concreto nel primo e nel secondo periodo? Abbi pazienza, scusate. No, io facevo un ragionamento più generale. Io dico, noi abbiamo creato le condizioni urbanistiche per la realizzazione di molti parcheggi nuovi lungo la Via Italica. E quindi la cosa che diceva Pardini, non solo la condividiamo, ma l'abbiamo prevista. Va bene, però. Dopodiché, anche per le ragioni che dici te, però con un però che ti dico, è una soluzione di medio-lungo periodo. Nel senso che se in alcuni tratti della Via Italica è possibile fare la pista ciclabile, no? Ma a patto che io possa fare anche dei nuovi parcheggi in queste aree più esterne, è chiaro che
magari le condizioni per fare la pista ciclabile non mi si realizzano subito, o perché, come dici te Giuseppe, l'intervento privato non parte e quindi io non ottengo il parcheggio, o perché non ho le risorse, perché noi per la verità abbiamo previsto, ora la discussione si complica un po', ma cerco di farla semplice, noi abbiamo previsto, Giuseppe, che quando un privato deve fare un intervento edilizio e in cambio ci dà qualcosa a noi come comune, per esempio un parcheggio, noi abbiamo previsto che se il comune a un certo punto riesce a realizzare quell'opera pubblica con risorse proprie, lascia il credito edilizio al privato, realizza l'opera e quando poi il privato andrà a realizzare col credito edilizio il proprio intervento, rifonderà il comune i costi che il comune ha anticipato. Non so se sono riuscito a spiegarmi. No, ma questo non ho capito, come l'avevi già spiegato. O qualche intervento pubblico, soprattutto dove troviamo dei finanziamenti, lo possiamo anche anticipare. Però non c'è dubbio, cioè laddove la realizzazione della pista ciclabile in sede propria è possibile solo accompagnandola anche a dei nuovi parcheggi, è chiaro che magari noi non ce la facciamo nel breve periodo. Allora la cosa che dico io è: nulla vieta che noi nel breve periodo, nei tratti in cui non troviamo delle soluzioni alternative, si usino sistemi promiscui, no? Ma i sistemi promiscui, siccome costano poco perché sono segnaletica orizzontale, si possono anche fare semplicemente per una funzione di breve periodo, in attesa magari che si realizzino le condizioni economiche, urbanistiche e tecniche per fare l'intervento, diciamo, migliore. Ecco, non so se mi sono spiegato. Ho capito, è quello che mi immaginavo, purtroppo. Ma invece nella progettazione, poi chiudo, nella progettazione di questa ciclovia Camaiore e Lido, non è possibile progettare anche alcuni parcheggi finanziandoli con il finanziamento che arriverà per la pista, per la ciclovia? Va capito, non si sa. Va capito cosa riusciremo a finanziare. Perché magari ci finanziano anche due o tre parcheggi, risolviamo almeno un paio di situazioni delle peggiori, quelle che... Va bene, chiuso, grazie. C'è qualcun altro? Era l'architetto Ceragioli che se ne è occupato e magari... Scusi, architetto. Io dopo sogno io e... No, ma è bellissimo. Oggi ho assistito a molti sogni, perché, diciamo... Fratelli Maggiorelli, il signor Alvaro, cioè, hanno parlato di un territorio che ha bisogno di una rete diffusa di ciclabilità. Noi nel tempo abbiamo proprio lavorato, ci hanno già anticipato nella presentazione un po' Simone e un po' Alessandro, il nostro lavoro era partito proprio da realizzare una rete versiliese, perché è il territorio, è la piana versiliese che ha una facilità di connessione avrebbe, usiamo condizionale, comunque ha anche allo stato dei fatti una facilità di condizione ciclabile molto elevata. E i nostri studi sono partiti, riprendo proprio una parte dei vostri interventi, dall'utilizzare delle reti esistenti, cioè le reti mobilità dolce sostanzialmente non creano dei nuovi tracciati, ma sono interventi che utilizzano delle reti esistenti. Queste reti esistenti evidentemente sono la rete della viabilità ordinaria e nel caso del nostro studio la proposta era anche quella di utilizzare una rete, diciamo, che ha caratteristiche ambientali, che nella piana versiliese è data dal sistema dei canali di bonifica. Questi hanno, diciamo, sezioni più o meno ampie sui loro argini, quindi possono essere più o meno utilizzati, però noi abbiamo fatto una verifica e con gli opportuni accordi, chiaramente con il consorzio che ora aveva l'anno scorso cominciato timidamente a aprirci le porte, poi il lockdown ce l'ha richiusa, avevamo preso dei contatti col presidente per stimolare anche questa parte della progettazione, noi avevamo, diciamo, progettato un doppio sistema, cioè una rete principale, quindi è la rete che collega le polarità, cioè io vado da un centro all'altro, vado da una polarità, porto a scuola il bambino, vado a fare la spesa, quindi comunque devo stare vicino a quel buffer, come ad esempio la via italica,
perché è uno, diciamo, dei tracciati primari, è uno dei tracciati più importanti che collegano diciamo, le due frazioni con il capoluogo, e quindi questa è la rete primaria, e poi una rete, diciamo, più di carattere turistico, ma che comunque può in alcuni casi rientrare in questo buffer di progettazione, come nel caso della Via Italica, utilizzando alcuni tratti del Trebbiano, ed è chiaro che qui servirà uno studio preliminare molto approfondito, perché sarà quello che ci permetterà comunque di valutare le alternative. Questo perché vi dico queste cose e sono felice anche di aver sentito questi interventi, perché c'è una sensibilità ad oggi crescente, cioè si è moltiplicata in maniera esponenziale. Ormai noi sono già più di 15 anni che ci interessiamo di questo tipo di progettazione. Vi posso garantire che 15 anni fa andare a parlare con un commerciante di una pista ciclabile che gli passava davanti alla propria attività, questa sarebbe stata una cosa, diciamo, che gli avrebbe fatto urtato il sistema nervoso. Ora invece la cosa comincia a cambiare, cioè anche i sistemi, diciamo, o comunque le zone con alta densità di attività commerciale hanno capito che questi flussi sono flussi importanti. E quindi magari anche il sacrificio di pochi parcheggi, chiaramente creando delle alternative, perché ora non si può pensare di non utilizzare la macchina, però è un flusso aggiuntivo anche al commercio. La Via Italica ha delle sezioni variabili, ci sono dei punti in cui chiaramente c'è una maggiore o una minore difficoltà di passaggio. Io però non penserei, quando si parla di pista ciclabile in sede propria, non penserei sulle Vie Italiche di fare una monodirezionale, cioè una bidirezionale, cioè una pista ciclabile in sede propria in cui i due flussi nei due sensi passano all'interno della solita carreggiata. Probabilmente proprio per la natura storica di quella strada, per come sono disposte le alberature e sulla possibilità eventualmente anche di recuperare dei parcheggi in linea, chiaramente non a pettine, perché a pettine sarebbero anche vietati sulla Via Italica. Dove sono le macchine disposte a pettine? In realtà non ci potrebbero stare, perché il codice della strada non me lo permette, perché non posso entrare in retromarcia con la macchina su una strada, cioè non è corretto, lo fai soltanto se è una strada di servizio a un parcheggio. Allora, secondo me la Via Italica per buona parte potrebbe essere ripensata con delle ciclabili monodirezionali, quindi sulle due parti, quindi una, diciamo, sulla destra verso Camaiore e sulla sinistra verso Lido, in cui poter anche recuperare dei parcheggi lungo la strada. È chiaro che questo ha bisogno di un rilievo molto approfondito. Ora, noi con il GIS siamo. Si riesce, diciamo, al 95% a valutare una certa precisione. Poi è chiaro che i rilievi non sono soltanto dei rilievi metrici, ma riguardano, per esempio, i sottoservizi, perché è chiaro che se io ho un sistema di illuminazione che è disposto in un certo modo, non riesco magari a utilizzare quella sezione, devo rivedere anche tutto il sistema di illuminazione, se le alberature non sono abbastanza distanti e non mi permettono il passaggio, diciamo anche promiscuo, io dico una bidirezionale promiscua, cioè pedone e biciclette, perché la bicicletta non è che deve fare 25 km all'ora per forza, cioè può comunque convivere col pedone e può convivere anche con un parcheggio in linea. Quindi è chiaro che il tema importante di cui oggi sembra che tutti abbiano posto l'attenzione sia questo collegamento, che credo che sia ampiamente anche digerito in qualche modo da parte, non solo dalla parte politica, ormai diciamo hanno sposato da tempo questo collegamento forte Camaiore, Capezzano, Lido attraverso la Via Italica. Con il primo fa passo fatto con la realizzazione dell'itinerario ciclabile nella zona 30 sulla via del Paduletto, che anche quella ha dimostrato come la gente avesse bisogno di queste zone di incontro, che specialmente quest'anno e mezzo o due di lockdown sono diventate delle piazze pubbliche, sono itinerari lineari, ma come piazze pubbliche. Io ho trovato questa cosa, per dire, nel comune di Camaiore, la via del Paduletto, oppure a Lido di Camaiore, mi sembra via Brasile, ora che sia zona Trento. Anche lì, con una piccola operazione di manutenzione straordinaria, si è riuscita a dare un'identità diversa a quello spazio pubblico. Quindi i passi sono molteplici. Chiaro che, parlando di Tirrenica,
devo uscire un po' dall'idea del progetto di rete versiliese o del progetto di rete, diciamo, del comune di Camaiore e concentrarmi di più su quello, o comunque gli uffici devono concentrare più su uno specifico, diciamo, tracciato. E qua sul comune di Camaiore chiaramente sono due: uno, in qualche modo una manutenzione straordinaria, un miglioramento anche dell'asse principale, di quello litoraneo, perché anche l'asse litoraneo, secondo gli studi che abbiamo fatto per Regione Toscana un anno e mezzo fa, perché abbiamo fatto uno studio per fattibilità proprio su tutta la Tirrenica per Regione Toscana, c'è bisogno di un minimo di miglioramento. Esiste il tracciato da Marina di Pietrasanta all'Arlecchino, esiste all'Arlecchino sulla passeggiata, ma per una questione di sezioni stradali andrebbero leggermente migliorate. Quindi io pongo anche questa attenzione, e ne ho già parlato con il sindaco, anche lì a investire in progettazione, a migliorare questi due pezzi. E poi sicuramente tutto ciò che ha già messo in campo il comune sulla via Gasperini, e uno studio con tutte le alternative che mi sembra che il signore Leo ormai le conosca perfettamente, però devono essere in qualche modo, diciamo, studiate con un progetto. Grazie. Che facciamo? Scusate, volevo dire a Giuseppe che c'era anche un messaggio di Rita Giannini che mi scriveva qui nella chat che ha un problema col microfono e quindi non può intervenire. Però vi leggo il messaggio perché in fondo va un po' nell'onda di quello che diceva ora Massimo e anche sulla scia di quello che diceva Simone rispetto alle tante possibilità di tracciati alternativi rispetto a quello magari idealmente più semplice da immaginare, che è lungo la via Italica, no? Rita scrive: salve, io sono una privata cittadina che sempre più si sposta quando possibile a piedi e in bici. Volevo dire alcune cose. Capisco la necessità di piccoli imprenditori, ma io preferisco zone, come si è detto prima, di valore paesaggistico e con meno impatto con il traffico motorizzato. Sono contraria all'abbattimento di alberi sani. Considerate sempre di più l'uso di cargo bike, per cui l'ultimo tratto di Via Italica con norme europee colorate, insomma, la vedo comunque pericolosa e preferirei allontanarmi dal pericolo. Cioè, riassunto, mi sembra di capire, la preoccupazione è se si considerano, oltre che le biciclette, le cargo bike, cioè quelle biciclette che hanno attaccato dietro una sorta di piccolo rimorchio per il trasporto anche degli oggetti, eccetera. Chiaramente spaventa un po' la questione della dimensione e soprattutto spaventa l'idea di andare su zone che non siano esclusive. Però ecco, io mi sento di rassicurare perché nell'ambito dello sviluppo dell'arrivo della ciclovia verso l'entroterra, lo ricordava anche Massimo, no? Ci sono diverse opzioni, secondo me, valutabili. Tra l'altro, Massimo, hai fatto bene a dirlo, perché io devo sentire i Dolfi anche per altre cose nei prossimi giorni e magari gli chiederò di organizzare alla svelta un incontro per riprendere il ragionamento sulla fruibilità, diciamo così, ciclopedonale delle arginature, visto che una buona parte del Versilia Bike Plan si basava anche sullo sfruttamento degli argini dei corsi d'acqua e la bonifica. Quindi, insomma, Rita, diciamo, ecco, che è una considerazione che dobbiamo fare, perché comunque prioritaria in ogni caso è la sicurezza anche per la mobilità ciclabile. Scusami Giuseppe, sono intervenuto perché ho visto il messaggio. Non l'avevo visto. Non è che ci sono tanto abituato, lo vedo ora che aveva mandato un messaggio. Vai tranquillo. E sei più esperto in queste cose. Vai. Ormai è da un anno a questa parte si vive solo di videoconferenze. Allora, ecco, no, dicevo, io se non so se ci sono altri interventi che possono coinvolgere anche gli amministratori, peccato perché io dovrei lasciarvi per prepararmi, che c'è una diretta in televisione stasera sulla questione della balneazione. Detto bene. Mi sono detto una cosa, ma dopo, una volta realizzate questa, riuscissimo a realizzare questa ciclovia collegata con Camaiore, che fine fanno gli itinerari ciclabili consigliati? Non è che potevano dare una mano quelli
risolvere qualche problema della ciclovia, oppure verranno poi tolti, che succederà? Non si sa ancora, eh? No, C'è ancora probabilmente nulla. secondo me, io mi permetto di dire questo, cioè questi sono percorsi che permangono, eh. Cioè non è che fare uno esclude l'altro, lo dico anche nell'ottica di rasseminare un po' l'idea, No, 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 è che è bene saperlo, sì. di sfruttare per esempio l'argine oppure di sfruttare percorsi alternativi per andare magari in modo più diretto da Camaiore a Viareggio, no? È chiaro che se io voglio andare da Camaiore a Viareggio, mi immagino un percorso che lo sviluppo fino al Ponte di Sasso, quantomeno sull'argine. Ora, dal Ponte di Sasso un po' bisognerà capire. Però, per esempio, anche utilizzare un'infrastruttura come la Via delle Bocchette per arrivare fino al confine con Viareggio e poi andare verso la parte litoranea, no? Anche da quel lato. Non è escluso e soprattutto non esclude che si faccia l'altro ragionamento per arrivare comunque passando da Capezzano. Cioè sono tutte opzioni, chiaramente poi è la programmazione che determina le priorità, cioè quale si fa prima, quale si fa dopo. Però è bene averle presenti tutte, perché rispondono probabilmente tutte a esigenze diverse. Quello che diceva prima Fabrizio, per esempio, le esigenze di chi si muove più volentieri per una questione, no, di territorio, di paesaggio, eccetera, e quindi si muove con percorsi ciclabili di un certo tipo. Diversamente magari da chi ha bisogno della pista ciclabile per sentirsi in sicurezza quando prende la bicicletta per andare a fare la spesa o raggiungere, che ne so, la spiaggia, il mare, per altre questioni, insomma, per un mero spostamento. Cioè, chiaramente vanno ideati, secondo me, percorsi diversi anche in funzione di esigenze diverse, per cui i percorsi delle cosiddette zone 30 o comunque dei cosiddetti percorsi non delle piste, ma dei percorsi ciclabili restano e restano come ausilio anche alla rete ciclabile che andiamo sviluppando. Capito. Ok. Io ora, siccome mi viene sollecitato l'animo, Alessandro ride perché mi conosce, cioè a me piace sognare, e questa oggi è un po' una platea più di sognatori rispetto all'altro giorno, ma è impossibile cancellare, secondo me, i passi che sono stati fatti in avanti rispetto, diciamo, alla riconquista degli spazi pubblici. Quindi, secondo me, quella strada lì è diventato un luogo di incontro, una zona del rencontro, come direbbero i francesi. E quindi non verrà mai cancellata, secondo me, perché è diventato ormai un posto dove la gente ha riconosciuto il paesaggio. Qualcuno, mi sembra il signor Alvaro prima, diceva una cosa molto bella, cioè ma cosa c'entra il cibo con le piste ciclabili, no? Allora, qualche anno fa avevo affrontato un tema poi su un bando proprio del comune di Camaiore, in cui avevamo pensato a una factory versiliese, una che non è una fattoria, in realtà fabbrica, è una fabbrica, no? Ma la fabbrica versiliese è la fabbrica che è una fabbrica di paesaggio, una fabbrica anche del gusto, e noi avevamo pensato di porre questa cosa in una vecchia fattoria abbandonata, in una zona camaiorese che il sindaco conosce bene, dove i prodotti alimentari di tutto il territorio si manifestavano. Ora, questa manifestazione può avvenire anche attraverso delle stanze di paesaggio che uno utilizza facendo delle zone a traffico limitato a Capezzano, a Camaiore, a Lido di Camaiore, dove la gente si muove con lentezza, riconosce il paesaggio, il territorio, si può fermare a comprare il prodotto, si può fermare all'agriturismo o a quant'altro, perché non c'è bisogno di correre, c'è bisogno di andare lento. Cioè, bisogna andare con molta lentezza, ci si guadagna di più tutti. Giusto. Questo punto. Ma solo per confermare che noi nel piano operativo abbiamo previsto vari percorsi ciclabili, quindi se ci si concentra sulla via italica è solo per ragioni, diciamo, di priorità legate a questa opportunità che ci deriva dal progetto della ciclovia tirrenica. Ma per esempio, se posso introdurre un elemento di riflessione, purtroppo noi quando ci siamo insediati ci siamo ritrovati il muro fatto lungo il fiume Camaiore per la messa in sicurezza del fiume. Guardate che lì abbiamo perso un'opportunità storica.
come comune, no? Come amministrazione, perché viene prima, viene, risale, diciamo, all'amministrazione precedente alla nostra, ma lì all'epoca provincia e comune di Camaiore non valutarono, cioè scartarono l'ipotesi progettuale di un allargamento degli argini dei fiumi, del fiume, che era un'alternativa al muro, perché insomma questo creava dei problemi alla viabilità, per l'amor di Dio, da non sottovalutare. Ma nel momento in cui è stato fatto quel muro lì, per esempio, purtroppo è stata pregiudicata in buona parte la possibilità di utilizzare l'argine del fiume Camaiore come una pista ciclabile. Sì, considerare l'estetica che ne gode con quel muro, eh? Che schifo. Cioè, il muro ha inscatolato il fiume e quindi il Arrivato rapporto col visuale, fiume, anche dal punto di vista della mobilità dolce, è pregiudicato, insomma, tant'è che ora tocca ragionare della via delle bocchette, no? Proprio per questo motivo, ma altrimenti si sarebbe potuto anche ragionare dell'argine del fiume, no? Cosa che invece nel tratto, diciamo, a monte ancora, insomma, se ne può ragionare in buona parte, poi c'è Via delle Capanne, insomma, però l'ambito che va dal Ponte di Sasso verso mare, ora il primo tratto no, ma poi dopo a un certo punto inizia il muro e lo scorrimento lungo l'argine diventa impossibile. Io feci un sopralluogo, lo dico anche a Massimo Ceragioli, con l'ingegner Costabile. Sì, forse dentro il muro, al di qua del muro, cioè verso il fiume, ci sono dei tratti in cui la larghezza ci sarebbe anche per un percorso ciclabile, ma poi lì nasce un altro problema, no? Che se c'hai un muro da una parte, insomma, se hai No, bisogno di ormai uscire dal percorso ciclabile diventa complicato, no? Insomma, quindi. però è vero, però quello che diceva all'inizio diciamo dell'incontro andava forse anche da parte nostra, anche come assemblea di zona, valutato un anno o due fa e portata all'attenzione, cioè la zona cioè tutta quell'area, una striscia abbastanza grande, in alcune parti anche 9 metri di larghezza, tra la scarpata alberata e verso Capezzano, dove c'è una gora di irrigazione in disuso. Sì, Lì no, è ma tutto abbandonato, l'è presente? E poi c'è una andava gora direttamente in lunghissima, questo no? Ci passaggio. corre la Forse gora. Sì, bisognava parlarne prima, approfondirla di più, non lo so, poi magari mi piaceva lo stesso, però era lì nasceva una vera pista ciclabile. Cioè, ha di vita solo, diciamo, a questo servizio, ecco, che poi nel futuro. Già diceva l'architetto 15 anni fa, se ne parlava, magari fra 15 anni ritornerà buona questo tracciato che ora si deve scartare, perché ormai va bene. Beh, che facciamo a questo punto? se non ci sono altri interventi, direi che ti lasciamo per verbalizzare l'incontro, poi come tutti i Sì, mi garantici avete poi. pregato perché io non dovevo verbalizzare nulla. Ci doveva essere un verbalizzante. L'abbiamo Giuseppe. anche registrato l'incontro, però insomma. Sì, allora dovrò per forza venire a Camaiore, via. Giuseppe, questa cosa della gora però la approfondiamo, nel senso che non è detto che sia un'alternativa alla via italica. Cioè, noi Potrebbe dobbiamo. essere un futuro, non si sa mai. No, dobbiamo anche, cioè io sono convinto che questa cosa della mobilità ciclabile è un pezzo di, diciamo, è un nuovo modo di vedere allo sviluppo, no? Territorio. Quindi se gli si dà questa valenza strategica diventa una delle cose sulle quali si dovrà investire. E non ci dimentichiamo che il Recovery Plan, nell'ambito della transizione ecologica, ha previsto un capitolo di finanziamenti proprio sulla mobilità dolce, eh? Quindi io sono convinto che nei prossimi anni di risorse ce ne saranno tante sulla mobilità ciclabile e dolce. Quindi più noi abbiamo progetti, più si prendono dei treni che passano, perché poi se non hai i progetti non prendi nemmeno i treni. Certo. Quindi cioè, non solo non va scartata, ma anzi va approfondita questa proposta che fai, nel senso che va Dimmelo, messa Aldo. dentro, diciamo, la pianificazione nostra, ecco. È possibile. Già qualcuno la proponeva come viottolo pedonale per raggiungere, visto che ci sono quelle strade, ogni tanto c'è una strada che va con lo stop sulla via provinciale,
via Olivella. Ecco, da lì, senza andare sulla strada, chi deve andare verso mare, i ragazzini, gli anziani, tutti camminare in un viottolo su questa, chiamiamola, resede molto grande. Parlavano già nel 2010-2012 di questa cosa qui, degli abitanti della zona, perché la maggior parte è proprio incolta. Poi ci sono le piccole coltivazioni, cioè, ma non ci sono grossi espropri, servizi, incroci, vabbè, via. Poi comunque hai capito, io te l'ho detto, e mi auguro che poi, prima di morire, di vederla fare. Va bene. Allora ci vediamo, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti e buon appetito. Grazie, 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 buon grazie lavoro. Beppe. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao. Ciao, ciao Francesco e Massimo. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Grazie.